Un manuale salvavita, un importante progetto, come nasce questa idea? A chi si rivolge? Ma si rivolge principalmente alle insegnanti, alle maestre, alle professoresse delle scuole materne, elementari e medie, perché ogni giorno in Italia muore un bambino per soffocamento e non si sa quali sono le manovre salvavita. Questo purtroppo è un grosso problema che noi con questo manualetto vogliamo cercare di far sì che almeno sia fatto qualcosa di positivo, perché lo distribuiremo in tutte le scuole della provincia di Salerno, alle insegnanti, alle mamme che vogliono acquisire queste metodologie di intervento, perché capirete che l'ambulanza, pure che sta sotto casa, mentre si chiama il 118 e tutto il resto, passano dei minuti fondamentali per la sopravvivenza poi del bambino che ha avuto il problema di soffocamento. Presidente, un importante progetto al quale ha contribuito fattivamente. Sì, io sono la Presidente Elena Guarino della quarta circoscrizione Lions, distretto 108 YA, con Governatore Luigi Buffardi. Noi Lions, dobbiamo dire che i Lions sono l'associazione più grande al mondo di servizio. Come motto abbiamo We Serve e quindi noi serviamo. Questo penso che sia un servizio per la comunità, soprattutto per tutto il territorio. Infatti, come circoscrizione a questo progetto divulgativo partecipa appunto tutta la circoscrizione con tutti i club della circoscrizione, che sono 18.